OS 2023 continua. Siamo allo stand di Caffè Passalacqua S.P.A., una torrefazione napoletana con tanti anni di storia e una tradizione conosciuta da tutto il popolo napoletano. Tradizione che Caffè Passalacqua con la sua dirigenza sta portando in tutta Italia. Ce lo facciamo spiegare da Pasquale Iazzetta, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Pasquale e ancora una volta bentornato. Ciao Fabio, bentornati a voi, è sempre un piacere di avervi qui al nostro stand. Siamo ad OS 2023 e nulla, vi aspettiamo sempre per potervi dare notizie su quello che è l'anno passato e quelli che sono poi i progetti per il futuro. Caro Pasquale, tu sei senza voce perché siamo al quinto giorno e hai avuto modo di parlare con tantissime persone. Ogni volta che sono passato dinanzi al vostro stand per riuscire a intervistarti eri sempre impegnato e ho detto ripasso tra un po'. Purtroppo sì, sono arrivato al quinto giorno senza voce e non ti devo nascondere che già dopo i primi due giorni la mia voce era andata via. E tanta gente, tanti clienti che si sono fermati per chiedere informazioni, ma non solo, per chiederci di portare il nostro caffè nei loro locali. Cosa che state già facendo attraverso la rete di agenti che diventa sempre più allargata, come una famiglia, perché voi trattate il vostro personale proprio come in una famiglia allargata. È così, l'azienda è a carattere familiare e le persone che entrano a far parte del nostro staff vengono considerate parte della famiglia, quindi cerchiamo di renderle partecipi in tutto e per tutto quotidianamente di quelle che sono le problematiche, perché solo mettendole a conoscenza dei problemi quotidiani loro ci possono aiutare con il loro lavoro. E stiamo cercando sul territorio nuovi agenti per coprire o aiutare su alcuni territori ormai dove la richiesta è sempre più incessante i nostri agenti già presenti. Quindi se volete potete scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica pasqualeiazzetta@passalacqua.com per proporvi e nel valutare eventualmente di entrare a far parte della nostra famiglia. Quali sono le aree che ancora non sono perfettamente coperte in questo momento? Allora, abbiamo scoperto la Sicilia, l'isola della Sicilia, abbiamo scoperto parte della Calabria, abbiamo scoperto parte della Puglia, dobbiamo implementare la Toscana, dobbiamo implementare l'Emilia-Romagna, anche perché sono territori molto ampi e pochi agenti non riescono oramai a gestire quello che è l'aumento incessante della richiesta da parte di molti clienti. E allora grazie per la pillola e per le novità di cui ci hai informato. Io invito insieme a lui tutti coloro che possono avere un interesse professionale per entrare nella famiglia Passalacqua S.P.A. di scrivere all'indirizzo di Pasquale Iazzetta affinché lui insieme ai dirigenti dell'azienda possano valutare di iniziare una collaborazione per poter lavorare in qualità di rappresentanti e forse anche qualcos'altro. Qualcos'altro, sì, sicuramente condivido quello che è il tuo pensiero e vi invito tutti a scrivermi e poi valuteremo chi poter inserire nel mio staff. Pasquale, ancora una volta grazie, è il momento del vostro caffè. Grazie a te Fabio e adesso andiamoci a degustare un ottimo caffè Passalacqua.